sono Wanda e ti do il benvenuto a una nuova puntata del mio video tutorial. Amiche e amici delle pivottine, questo video vuole essere una sorta di lezione sul movimento per le bambole. Cosa si intende per movimento? Vi ho messo qua un paio di esempi della nuova collezione, ma noi interverremo su modelli un po' passati, così chi ce li ha già può provare, chi non ce li ha può prenderli tranquillamente, che non ci sono problemi. Allora, questo primo movimento, che cosa si intende? Si intende movimento delle braccia e delle gambe, nonché della testa. Questo cosa ci permette? Ci permette di dargli un'anima, come dico io, di dargli questa sensazione di non essere delle brutte statuine messe impalate così, ma semplicemente in una posizione un pochino più armonica, che non stanca l'occhio e fa risaltare comunque anche tutti i particolari che noi vogliamo aggiungere alle nostre bambole. Quindi vi farò vedere da una base di bambola quasi finita, dico quasi perché magari non ho attaccato le braccia, non ho attaccato la testa, perché sono quei due o tre punti fondamentali per dare questo tocco e questo carattere alle bambole. Ma passiamo a vedere qualcosa. Allora, partiremo con un modello di una bambola che si chiama Greta. Greta è un modello di qualche tempo fa, anzi lo trovate, vi lascio il link in descrizione così riuscite ad andare a vedere il catamodello sul sito. Greta era una bambola che era nata appoggiata a una lanterna. Però non è mica necessario metterlo per forza attaccato a una lanterna, potete metterla appoggiata su qualsiasi cosa. In questo caso cosa ho pensato? Avevo questo portafiori che è fatto corona ma è un portavaso, ci ho messo dentro un po' di edera finta in modo che potesse essere un pochino decorativa e staccasse un attimo dal rosa della bambola, anche i colori sono sempre molto importanti, dopodiché cercherò di mettere la bambola in qualche posizione attaccata al nostro portavaso, chiamiamolo così. Allora, se vedete, io Greta l'ho preparata senza attaccare la testa e senza attaccare le braccia, perché comunque le braccia e la testa sono quelle che andrò a definire un po' come movimento. Nelle gambe io ho messo sempre il filo di ferro brunito perché ci dà la possibilità di piegarle e riposizionarle. Perciò è sempre importante mettere sia nelle braccia che nelle gambine il filo di ferro. Dico quello brunito perché un pochino, vi lascio anche qui il link in descrizione, è un filo che è abbastanza forte e tiene la posizione. Quello bianco, quello che usiamo per intenderci per fare tutti i ricciolini dei fiori così, è più decorativo, quindi non terrebbe la posizione delle gambe e delle braccia. Detto questo, cosa faccio? Io come prima cosa appoggio le mie braccia e con gli spilloni da posizionamento, anche qui vi posso lasciare il link in descrizione, ma semplicemente perché così riuscite ad andare a vedere direttamente nel sito che prodotti sono, e incomincio a puntare uno da una parte e uno dall'altra. In questo caso li punto semplicemente per vedere la loro posizione rispetto al corpo. Dopodiché da qua io deciderò, una volta che mi avvicino alla mia portavasi, come fare. La cosa che vorrei fare subito è posizionare la testa. Perché? Perché in questo caso gli do un po' di movimento, non è mai statica dritta così, ma semplicemente io la metterò e la inclinerò un pochino. Adesso vi faccio vedere. Allora, praticamente adesso andiamo a posizionare la testa. Una cosa importante della testa è come l'attacchiamo. Mettiamo la colla prima di tutto, così, colla abbondante, come sempre. Teniamola sempre rinclinata verso l'esterno, così mi appoggio e la metto leggermente inclinata. È importante perché prende un pochino più di carattere. Allora, adesso sembra molle, ma io metto la mia bambola ad asciugare, cioè la faccio diventare fredda, dopodiché continueremo il nostro posizionamento. 10 minuti ferma immobile. Dunque, adesso che si è asciugata la testolina, andrò a posizionare le mie braccia. Pensando a questo portavaso, la vorrei mettere così, poi dopo gli alzerò una gambina, però una delle braccia la voglio alzare, quindi tolgo il mio spillo di posizionamento, ci metto la colla, perché adesso devo andare a fissare, e lo metto leggermente più sollevato rispetto all'altro, o rispetto al solito, insomma, come quando lo mettiamo in piedi dritto. Allora, adesso lasciamo un secondo che si asciughi qua, sta in posizione, tiro via questo, piano piano. Adesso tolgo anche questo e posso lasciarlo andare in giù, questo.
poi decidiamo dopo se vogliamo appendere qualcosa anche qua, o si può dare un ulteriore movimento, ma in questo caso lo lascio basso, perciò uno leggermente alzato e uno basso, così. Aspetto un secondo che si asciughi tutto. Una volta che si sono asciugate un po' le braccia, cosa facciamo? Noi sappiamo che un braccio ha il movimento qua, il movimento qua e il movimento nella manina. Siccome io voglio che la manina vada a prendere questa punta qua, cosa faccio? Mi aiuto con la pinza, quella che uso per fare i ricciolini, stacco un attimo, così, prendo la mia manina, siccome il filo di ferro arriva fino a qua, gliela piego così. Quindi, gli ho dato questo movimento, perciò questa manina verrà sicuramente messa così. Altra posizione, perciò questa mano dopo io metterò un goccio di colla che la tiene ferma qua. L'altro movimento lo voglio dare alle gambe. Allora, se io devo mettere seduto una bambola, cosa faccio? Metto la mano qui sotto e piego, scusate, mano qui sotto, pollice qua, e piego la seduta sul sederino. In questo caso io voglio solo piegare una gamba e anche questa così, perché la voglio mandare qui sopra. Adesso lasciamo cadere tutto il vestitino. Dovete ricercare quelli che sono i movimenti che volete dargli. In questo caso è carino che ci sia questa gambina che sporge in questo modo. Voilà, così. Questa manina la possiamo piegare che appoggia qua. Già abbiamo fatto un movimento proprio fatto bene con più cose, nel senso che abbiamo piegato la gamba, piegato la manina. È sufficiente piegare una manina per avere una posizione differente. Adesso prima di fissarlo ve lo faccio vedere anche da dietro, come sta bene anche di dietro. Vedete che la cosa funziona e semplicemente l'attaccatura saranno un puntino, adesso ve lo faccio vedere, un puntino di colla qua. Allora, se si tratta di metallo come questo, il consiglio è mettete anche dell'attac, perché l'attac vi darà la possibilità di fissarlo definitivamente. Quindi la colla caldo serve per tenere la posizione e l'attac per darvi la forza. L'altra manina, sicuramente sempre con attac, potete anche piegarlo un pochino, anche questa qui, e tacate, l'attaccate qua, e un po' di colla qui sotto. Volendo ci sono delle piccole strategie che sono tipo una stellina incollata qua con l'attac e il piedino sopra la stellina, di modo che abbiamo la sicurezza che il piede non si muove più. Questo lo potete lasciare tranquillamente libero di muoversi. Qui dentro potete metterci anche una pianta vera, se avete dei rami finti, se vedete, nell'insieme alla fine risulterà un oggettino tutto in movimento e la bambola anche più interessante. Ma adesso passiamo a un altro movimento. Cambiamo progetto, passiamo a una coppia. Vi sto proponendo una coppiettina di un progetto di qualche tempo fa, si chiamano Tom e Tina. Vi lascio il link in descrizione per poter accedere al cartamodello e andare a vedere qual è. Abbiamo, se potete notare, che abbiamo utilizzato i nuovi materiali, quindi il pannolenci azzurro, quello nuovo, e il velluto. Cosa ho fatto? Ho preparato i pezzi staccati, così vediamo un pochino come sistemarli per metterli accoppiati insieme, lui che si avvicina a lei. Mi aiuterò con questi vecchi libri, li utilizzerò un po' come appoggio, come panchina. Adesso vediamo un po' di inventarci qualcosa con i vecchi libri per poter mettere seduti e avvicinati tutti e due personaggi. Dunque, io ho impilato i libri, sapete che ho una certa predilezione per i libri vecchi, anche consumati, non cercate roba bella, e uno intanto l'ho messo in questa posizione, come se fosse uno schienale, ma possiamo sempre cambiarlo, adesso vediamo. Partiamo dalla femminuccia, spilli di posizionamento e vediamo come poterla mettere. Penso che la metterò seduta sicuramente, quindi la prima cosa da fare, come vi avevo detto, mettiamo così e piego così. E questa sarebbe la seduta in questo senso, che non sta bene far messa così, però cosa facciamo? Io adesso voglio ripiegare le ginocchia in modo che gli vengano, sia come un inginocchiato un po' di traverso. Quindi cosa faccio? Lascio sotto la mano così e me lo metto così. Facciamo cadere il vestitino sopra e vediamo di aggiustare la nostra, ecco, così. Lì ci dovete proprio giocare, su questa cosa qua,
mettiamo così. Questo braccino lo vorrei ripiegare un pochino, vedete il filo di ferro mi dà proprio la possibilità di fare questa cosa, e la manina la voglio ripiegare con la pinza, prendo la mia manina e la ripiego così, come se stesse appoggiata qua. Quindi in qualche modo adesso gliela abbasso un pochino di più e la lascio appoggiata in questo modo, ok? Quindi questa è la posizione della bambolina. Prima cosa, mettiamo intanto la testa mentre studiamo la posizione del maschietto, quindi colla abbondante sempre qui sopra, metto la mia testolina e la metto così che guarda in là, perché lui lo sistemeremo qui in questo punto. Adesso gli tiro su un po' il collettino e mettiamo così, dopo sistemiamo l'acconciatura. Mentre lei sta in posizione, attacchiamo dopo le braccia, mentre lei sta in posizione pensiamo un po' al nostro maschietto. Quindi proviamo a prendere il braccio, in questo caso lo tengo sollevato. Tutte queste prove vanno fatte con gli spilli di posizionamento. Così, adesso qua ho beccato proprio una cucitura o un fil di ferro, così faccio fatica. E l'altro proviamo a tenerlo un pochino più basso, così. Vediamo di fare questa cosa. Vediamo di posizionarlo in qualche modo così, e questo che va da questa parte verso di lei. Possiamo anche metterlo con la gambina che va così, dipende proprio da come vogliamo sistemarlo. La testolina in questo caso dobbiamo sistemarla in modo che sia così, che la vada a guardare. Questa potrebbe essere una delle posizioni che vogliamo fare. Poi i vestitini vanno sempre dopo rimessi un po' a posto dopo, ma all'inizio dovete avere l'idea di come possono venire. Questa posizione potrebbe essere carina, quindi se mi piace io procedo. Allora, come procediamo? Appoggiamo per terra lui e attacchiamo, visto che si sta ancora attaccando la testolina, le braccia alla femminuccia. Tolgo il mio spillone. Tanto la posizione della piegatura io l'ho già data, quindi vado a posizionare il mio braccino così. Lo appoggio alle gambe, ok? Poi stacco questo, così. Tolgo lo spillone e metto la colla. Non abbiate paura di spostare e togliere lo spillone. La colla è ancora calda, quindi è ancora morbida. Possiamo dargli tutti i movimenti che vogliamo. Così, e mi appoggio alla parte bassa in questo modo, come se questa manina stesse appoggiando sopra al vidro, e questa è la posizione della femminuccia. Partiamo dal maschietto. A questo punto, prima di mettere le braccia, io attacco la testa, perché la testa ci mette un po' ad incollarsi, quindi in questo caso allargo un po' il colletto e faccio cadere la mia colla. Apro un pochino, anche qui parto sempre dalla parte di dietro e lo giro verso la femminuccia in questo modo. Una volta che l'ho messo, appoggio al tavolo e aspetto pazientemente che diventi freddo. Mentre aspettiamo che si raffreddi la testolina, così si fissa, io prendo le ali, e queste le ho fatte per esempio di panno lenci, queste invece le ho fatte di tele cru con la gogliata in mezzo, quindi è indifferente come le fate. E cosa preparo? Preparo il movimento delle ali e lo faccio con il filo di ferro bianco, la pinza, piego in metà, rastremiamo sempre, saranno 10-15 cm, non devono essere lunghissimi. Prendo le due puntine e le vado ad arricciare così. Le lavoro in coppia così diventano uguali. Poi cosa facciamo? Restringiamo un po' qua. Faccio entrare dentro le mie ali. Vi ricordo che queste ali sono le ali piccole della fustella delle ali. Quindi è un fustellato, si fa anche presto a farle. E metto dentro qua. Cosa mi permette di fare questa operazione? Mi permette di mettere movimento alle ali con un filo di ferro. Quindi gliele posso mettere tranquillamente in questo modo. Faccio la stessa cosa anche nell'altro. Adesso abbiamo attaccato la testolina, adesso che si è fissata, cosa faccio? Attacco le braccia, quindi prendo, tiro via il mio spillone,
e vado ad applicare con la colla a caldo il mio braccino, così lo lasciamo un po' alto in questo modo. Allora, posso anche mettere qui sotto uno spillone di posizionamento che così lo tiene in questa posizione. Faccio anche questa operazione qua, quindi colla, sì, ce ne serve ma non un puntale, non esageriamo, un po' avanti come se stesse approcciandosi a allungare la mano verso la femminuccia, così. Dopo tutti i vestitini, questi particolari li metteremo a posto successivamente. Ok, allora, di sicuro verrà messo qui vicino a lei, perciò questo braccino qua lo piego un pochino di più, così, e viene messo qua, così. Ok, in qualche modo dovrà prendere lei. Allora, per il momento vi metto uno spillone di posizionamento che lo tiene fermo, poi sarà sufficiente un pochino di colla per tenerlo in posizione. Ok, così. Le posizioni vanno cercate una per una con molta pazienza. Ok, e questo così. Allora, dove ci sarà un punto d'appoggio si potrà mettere un pochino di colla. Io adesso non ce la metto perché devo metterci sotto, o fate una piastrellina oppure ci sono le bacchettine, quelle da tipo bassa lingua, così, incollata sotto uno dei libri che sporge appena sotto la suola, vi dà l'appoggio per la scarpina. Altra cosa, andiamo a mettere le nostre alucce, sia lui che a lei, quindi qui dietro lo sposto e ci metto le sue alucce, uno, e le mettiamo dietro anche a lei, così, e le andiamo a mettere qui dietro. Adesso il libro lo faccio cadere perché così mi lascia lo spazio per mettere le ali, e poi lo risolleviamo. Tutta l'impalcatura dei libri è possibile fissarla appunto con della colla, li fissiamo in modo... Io qua ho usato i libri, ma potete usare tante altre cose, ci possono essere dei barattolini, delle scatoline. Adesso cerco di rigirarvi il tutto senza che cada, così vedete anche dietro. Dopo lo fisso, così lo vedete fisso. Passiamo a un altro. Terzo e ultimo esempio, ho preso come bambola Ada. Anche qui vi lascio il link in descrizione per poter andare a vedere il cartamodello. Ada è una bambola di dimensione abbastanza grandina, anche qui non ho attaccato le braccia, ha questa specie di cappuccio, questo mantellino un po' particolare, l'ho fatta anche questa con i nuovi materiali, quindi con velluto, cotone Georgia, nuovi pizzi, insomma giusto per darvi anche qualche idea in più. Qua c'è la sua testina e le sue braccia, in questo caso mi aiuterò con un supporto che è il piedistallo, anche qui link in descrizione. Ma vediamo nel particolare come fare. Ada, una bella bambinetta abbastanza grande, molto particolare il vestitino, molto carino, molto divertente da fare. Allora, utilizzo il piedistallo, in questo caso mi appoggio per il momento senza attaccare nulla. Poi attacco per prima la testa perché così ho un'idea di come andare a giostrarmi poi le braccia. Allora, come sempre, qui allargo un pochino, metto la mia colla e me la metto un po' di traverso. In questo caso c'è il cappellino che scende, quindi fa quest'aria molto molto romantica e carina. Allora, colla abbondante come sempre, eh? Abbondante per la testa perché ci aiuta a fissarla tutto il resto. Come sempre si parte con, tiro un po' indietro questi due ciuffettini, si parte indietro così, e poi la giro così. Siccome è molto morbida ancora perché è calda la colla, io non ho paura a dargli la posizione, quindi leggermente inclinata così, e la lasciamo riposare. Mentre lei si riposa, spostiamo un pochino più in qua così sta ferma, mentre si riposa, prima di darle il movimento successivo così, non la toccherò più. Io prendo un pezzo di filo di ferro brunito e una pinza per girarlo, quella conica con le punte piccoline, e incomincio a rigirare un po' la parte
una delle due parti. Allora, che cosa facciamo? Faremo una piccola base, perché poi questo deve salire, quindi una piccola base che verrà, faccio il ricciolo e poi lo ripiego, perché deve essere la base per poter fare questo pezzettino qui così. Adesso così lo addrizzo il più possibile, però lasciando lo stesso la ricurvatura, così. Dopodiché questo qua verrà incollato sotto uno dei piedini e facciamo risalire verso la parte anteriore il nostro filo. Allora, da questa parte qua ci faccio un altro ricciolino, così, così, in questo modo, perché dopo ci appenderò questo fiorellino. Adesso vedo in che modo, ma dopo lo vediamo bene nel particolare. Se volete potete attaccare, c'è la fustella delle lanterne piccole, potete prendere una lanterna piccolina e attaccarla. Io non ce l'avevo pronta, quindi ho evitato di farlo, ma qualsiasi fiorellino potete appenderlo, sta sempre molto bene. Allora, abbiamo preparato questo, la testolina sta continuando ad attaccarsi. Il gioco qual è? Allora, se volete potete mettere anche sulla parte anteriore, quindi andate ad applicare le braccia verso il davanti. Quando attaccate le braccia, mai così, ma sempre verso la parte anteriore. In questo caso voglio mettere le braccia che vanno sul di dietro. Quindi cosa faccio? Le scambio. Semplicemente le scambio e verranno attaccate in questo modo. Quindi, proviamo prima con la spiga di posizionamento. Adesso c'è la testa ancora un po' freschina, quindi sto attenta. Prendo il mio spillone e vado a provare a mettere il mio braccino così. Quindi lo ripiego anche un pochino e qui sotto, se vedete, adesso qua non si nota molto, ma sono passata con l'ago e il filo da parte a parte per fissare il vestito. Quindi vado a posizionarmi il mio braccio per il momento, uno così, in questo modo, e adesso mettiamo anche l'altro. Lo ripiego sempre un pochino perché stanno bene che prendano questa forma un po' ripiegata. Metto il mio spillone e vado a posizionarlo sempre qui, così. Allora, prima cosa devo controllare sulla parte anteriore che siano allo stesso livello, ok? Dopodiché, qui posso lasciarlo così col mantellino che vola e di qua devo fare in modo che abbiano questa cosa qua, che vadano a prendere il mio filo di ferro. Il mio filo di ferro andrà posizionato qua, quindi lo metterò molto più avanti e farò in modo che le manine catturino questo e qua lascio cadere il resto. Perciò adesso controlliamo che la testa sia asciutta, una volta che asciutta, che sia secca, bella, fredda, perché è l'unico modo per avere la testolina fissa, dopodiché finiamo la composizione. Dunque, attacchiamo il braccino, quindi colla, come ho detto, verso la parte di dietro, quindi così, adesso tengo stretto e faccio vedere. In questo modo, adesso quando attacco l'altro sto ben attenta che rimanga più o meno allo stesso livello, quindi un attimo che non l'ho ancora fissata per quello che si muove tanto, stacco il mio spillo di posizionamento, metto la colla e vado a centrare guardando che siano praticamente allo stesso livello le due braccia, così. Ok, qui dietro mi troverò questa situazione come se fossi il davanti, che sembra strana ma non lo è poi così tanto, eh? Quindi pieghiamo un po' questa, assicuriamoci che stia fermo il tutto e adesso dobbiamo andare a posizionare il nostro rampino che abbiamo preparato prima. Quindi come devo fare? Io appoggerò sotto questo piede il mio ricciolo così. Questo piede lo terrà fermo e dopo questo qui andrà attaccato qua. Quindi comincio a mettere, metto giù un attimo la barra, metto la colla qua, abbondante colla, così. In questo caso ce ne va veramente tanto perché si deve affondare questo, così. E poi si deve
metterci la bambola con sopra il piedino e il piedino lo tengo stretto bene che vada a fare, si incolli la suola della nostra scarpina sopra al nostro ferro, tengo in posizione per un pochino perché così sono sicura che non si muove. Allora, la prossima operazione è quella di catturare queste due manine in mezzo, con in mezzo il filo di ferro. Adesso qui più o meno ci siamo. Siccome io qua ho un modellino con tutto il filo di ferro per tutta l'altezza, io posso fare anche questa operazione. Piegarla un po' indietro, che sta sempre bene, come se avesse la panciotta qua davanti. Quindi prendo un braccino, prendo l'altro, metto la colla fra le due manine e tengo stretto qua. Quindi colla qua e colla qua. Catturo il mio filo di ferro tra le due manine, così. Tengo stretto proprio le due manine in questo modo. Anche se è abbondantina la colla, poi potete anche tirare un pochino via, così. Dopo mettiamo a posto tutti i vestitini particolari, si fanno tutti alla fine. Qui c'è il suo cappuccio, qui il suo pestocchino. In qualche modo non è necessario l'attar, in questo caso, anche se c'è un filo di ferro, perché? Perché è catturato tra due pezzi di stoffa, quindi in teoria non si muoverà più. Qui il piedino cattura la base del filo di ferro e le manine catturano il filo che gira così. Il corpo l'abbiamo leggermente inclinato, quindi l'aspetto è proprio questo che deve avere. In pratica si deve intravedere questo movimento del corpo inarcato, volendo si può accentuare il piedino così e mettere una puntina di colla proprio sulla punta del piede, così. Ovviamente i piedistalli potete anticarli prima, timbrarli, potete metterci un piccolo praticello di fiori, le possibilità sono infinite, avete tanti video tutorial da esplorare nel nostro sito dove ci sono tantissime cose da andare a provare a fare. Questo è il nostro movimento di questa volta qua, quindi così. E cosa faccio? Metto il mio fiorellino, quello dell'ultima fustella, così, lo vado un po' ad aprire in questo modo e ci metto anche un fiocchettino, perché non mi basta solo il fiore, ci voglio anche il fiocchettino. Sono i famosi particolari che vanno ad arricchire un po' tutto quanto. Questo è il movimento che abbiamo dato ad Ada. Adesso lo faccio vedere anche dietro. Voilà, così. Devono essere belle davanti e anche di dietro. E questo è il movimento numero 3. Riassumendo, Greta è stata appoggiata su un portavaso dove ho applicato anche delle foglie finte, però insomma, se avete anche un fiorellino vero sta molto bene. Originariamente era messa seduta vicino a una lanterna, quindi potete metterla anche vicino a una lanterna. E la piegatura è la piegatura di una gambina, quindi non è seduta ma è appoggiata con una gamba piegata, l'altra raddrizzata, che abbraccia il portavaso. Tom e Tina sono una piccola coppia di qualche tempo fa, che posizionati in questo modo, accavallati su questi libri, che sono una cosa banale se vogliamo, il libricino, però fanno un gran bel effetto. Sono carini, sono simpatici, li abbiamo fatti con le nuove stoffe e è divertentissimo cercare posizioni differenti anche per loro. Ada invece era nato come modello invernale, l'abbiamo reso un pochino più primaverile con questi colori molto accattivanti che stanno molto bene insieme. È un modellino che dà tanta soddisfazione fare e soprattutto questo tipo di movimento è un po' diverso dai soliti che si vedono, insomma. Provatelo! Come avete visto, dare movimento alle bambole significa dargli un carattere, dargli uno stile, dargli un po' di anima, come dico io. Perciò basta una testina inclinata, un braccio messo in una posizione diversa, una gambina piegata, che tutto cambia, tutto si muove e tutto diventa come un piccolo quadro in movimento. I movimenti li avete visti, si possono ripetere in infiniti modi, perché basta cambiare il modello e ti sembra di aver fatto qualcosa di diverso, anche se nella realtà i movimenti rimangono quelli. Dovete tenere presente che il movimento è sempre polso,
il gomito, il braccio, le ginocchia, i piedi, quindi tutti questi punti li potete muovere, vi aiuteranno a muovere la bambola. Soprattutto guardate, prima di fare un movimento, vi guardate allo specchio, fate voi il movimento e dopo lo fate fare alla bambola, fatto nello stesso modo, vi riuscirà molto più semplice. Intanto spero che vi sia piaciuto questo video e vi rimando al prossimo. Amici e amiche delle pigottine, questo video... 3, 2, 1, via! Così ce li puoi mettere. Tom e Tina sono una coppietta che va a sbattere contro un...